Hey là ragazzi, stavo raccogliendo un po' di roba su quest'isola, cercando di ottenere quel punto dorato che non riesco a ottenere, giallo, cos'è poi. Nami ha imparato questa nuova tecnica, Turbulent Air, pioggia di colpi di staff. No! Ok, sono tornato dall'isola, ho preso un po' di ossa. Già che ci sono, faccio salire di livello la canna da pesca, un po'. E posso costruire la borsa grande. Ho trovato un sacco di ossa stavolta, molte più dell'altra visita all'isola. Borsa grande, fuck yeah! Potrei portare un maggior numero di oggetti. Arte della costruzione livello 2, nice! Ehi, non male se lo dico io. Cosa hai fatto questa volta? Una borsa! Perfetta, ora che abbiamo tante cose da portarci dietro nelle nostre avventure. Bene, riempiamola di carne! Rabba. Ragazzi, io penso che converto un po' di queste cose. Un po' di pepite di ferro puro, perché sinceramente ne ho trovate parecchie, già 10. Magari rimpiangerò questa decisione, ma... Perché non trovo nient'altro da convertire in punti oro per questo. Ok, ora ne abbiamo abbastanza. Ora penso che andrò. Penso che andrò all'isola. Sì, andrò all'isola a trovare un magnete. Per poter riparare il claim attack. E visto che penso che sarà un episodio breve, perché ho fatto tante cose fuori dal... Come dire? Ho fatto tante cose mentre non registravo. Non importantissime, ma... Preferirei... non so, magari comincio a pescare qualcosa, vedere se trovo qualche nuovo pesce nelle varie zone di pesca che ci sono su quest'isola. Wow! Sembra un ottimo posto per posizionare il cannone dove vuoi. Cannone dove vuoi? E che cosa sarebbe? Questo è il cannone dove vuoi, una creazione speciale della Frankie Family. Che cosa ci vuoi fare? Oh, lo metterò sul ponte della Sunny, così potremo farci lanciare sulle isole. Farci lanciare? Credo che passerò. Molto utile questo. Polvere da sparo per 10 e 7 pezzi di ferro. Niente male, comunque questo oggetto è molto utile perché vi può sparare in diverse zone di isole che avete già visitato. Quindi appena otteniamo un po' di polvere da sparo, perché no? Oh, Frankie ha aumentato la difesa, uomo di ferro livello 1. Ok, per ottenere i magneti dovete usare il Break Rush su questi esserini qua. Quindi cercherò di usarlo meglio possibile. Ok, Break Rush. Facciamolo, eh. Pietra magnetica, non magnete, ok. Ok, ne abbiamo presa Iosa. Ok, penso che tornerò a prendere come si chiama? La farina per fare la torta. E poi ci vedremo sulla nave. Ok, eccomi sulla nave. Adesso possiamo fare... Wow! Sì, possiamo fare... qualcosa di nuovo. Direi proprio di sì. Possiamo cucinare la torta di ciliegie. Per prima cosa. Voilà! Torta con ripieno rosso alla frutta. La semplicità di questo dolce non è apprezzata da tutti, ok? Come vedete, dà molto.
TPS, però io la deposito per ora. Perché ci servirà in futuro? E so che me ne dimenticherò, quindi facciamo anche un'insalatona di funghi? Perché no? PS 90, 90, 90. Zoro. Poi, comporre, non penso ci sia nulla di estremamente nuovo. Costruire. Costruire, ci sono le batterie qua. Prima ripariamo il Climb Attack, 4. Una lente, una magnete e tre pezzi di ferro, tutto qua. Il Climb Attack di Nami, suppongo che possa imparare tecniche relative al tempo adesso. Aggiunge una mossa al repertorio di Nami, ok. Cosa che impara? Thunderball. Scaglia una bolla elettrificata. Salto più A, ok. Buono a sapersi. E queste sono batterie. Proviamo. 50 con 30 polvere tuono, un magnete e un pezzo di ferro. Tutto qua, wow. Siete poco pretenziosi, amici miei. Batterie della forte carica elettrica. Permette di paralizzare il nemico. Penso che è una versione più potente del... dell'altro, del... della polvere elettrica. Ma serviranno anche per altro, più tardi. Ok, io non so se... se questo è tutto o meno. Vedremo. Anzi, mi fermo qua. Tiro insieme i pezzi di video rilevanti e faccio magari il prossimo episodio un po' più corto, così posso metterli all'inizio di questo. Comunque, grazie dell'attenzione e alla prossima. E la salve, ragazzi, bentornati a Let's Play One Piece Unlimited Cruise. Allora, oggi ho con me il marmo, come vedete, qua. Ho tutti i punti necessari. Questa sarà, penso, l'ultima volta che parto direttamente dall'inizio dell'isola. La prossima volta andrò direttamente... Anzi, la prossima volta non dovrei più aver bisogno, perché se tutto va bene, questo episodio otterrò il materiale per creare la polvere da sparo e quindi... potrò costruire il cannone dove vuoi. Questo episodio in teoria sarà più corto dell'altro, perché perché ci sono parti di un altro video che devo mostrarvi, parti dove ho fatto progressi io, progressi, come dire. Era di qua, vero? Andiamo di qua. Avevo fatto avevo fatto progressi nel fatto di abilità, eccetera. Wow! Gom gom frusta. Posso caricare, ok. Bang! Ok. Niente di straordinario, ma no, quegli zombie li lascio lì dove sono. Qua ce ne sono un bel po', però. Questo mi gusta. Gatling! Gatling! Bye bye. Yeah. Venite tutti da me. Ah, resti ancora tu. Ok, fine, finish. Andiamo se c'è altra creta qua. Non mi ricordo perché serviva così tanta creta. Ma se mi ricordo che serviva, magari serve sul serio. Anche tossine ne abbiamo finché mai, ma preferisco eliminarle per evitare problemi. Devo ancora trovare un cristallo che riappaia proprio. Hop. Ok. Scoiattoli.
Lasciatemi stare, scoiattoli. Sto solo cercando di arrivare a quel maledetto ponte. No, di qua è chiuso. Non voglio neanche sfidarvi, scoiattoli. What the fuck? What the fuck? Adesso... È la seconda volta che trovo una strada che non ho mai visto prima. Cosa ho imparato? Gom gom Asha. Wow, questa è utilissima. Ok, uccidiamo questo coso. Muori. No, ma il gioco mi sta prendendo per i fondelli proprio. What the fuck? Non ero mai... Io non ho mai visto... L'isola cambia. L'isola cambia, vero? Sì, l'isola cambia. È impossibile che non cambi. Oppure non ho mai proprio esplorato da questo lato, ma... Infatti sto andando anche dalla parte sbagliata. Vabbè, è una nuova area, quindi suppongo che... Che qualcosa di buono ci sia, va bene. C'è un sacco di bambù qua, quindi... Più che altro mi interessano i germogli di bambù, perché... E c'è questo anche. Sfera rossa. Wow, nice. Allora, una cosa che non ho spiegato, che mi sono dimenticato come uno stupido, è che potete usare il piccone anche per tagliare le cose. Non vi serve cambiare con un personaggio che sa un'abilità di taglio, insomma. Già, non me ne ho ricordato. Vabbè, qua è una buona risorsa per il bambù, almeno. E altro? Non sembrerebbe. Oh, nemici. Ah, devo cambiare anche personaggio. Vedete questo? Oh, ui, da dove venite? Rab ha imparato, aspetta, ve la mostro adesso, così vado in break rush mentre ve la mostro. Pratica il terzo colpo della combo. E sbang. È questo. Adesso cerchiamo di usarla. Boh. Bang! Gom gom Asha. È un calcio... In parte alza il piede fino al cielo e poi sferra un calcio verso il basso. Ok, qua dentro non si va. Mi ricordavo che c'era una zona di pesca simile a questa, ma non è qua, si vede. Ok, cambio personaggio. Sembra che tocchi ancora Brooke. Ok, adesso cerchiamo di andare un po' in fretta. Perché seriamente... Dobbiamo arrivare là in cima. Ikimasio, fuck you. Ikimasio, lì è bloccato, vero? Fuck, allora si... No, non Z. Allora si fugge. Ikimasio. Bye bye. Yohohohoho. Non mi chiudete la strada così improvviso. Ok, andiamo su di qua allora. Hop, hop. Zombie. Strada chiusa. L'isola cambia senza che me ne accorgo. Oppure sono davvero io stupido. Via, via, via. Di qua non si passa. Mote curro. Non aspetto, non aspetto te, no, di certo. Oh, zombie. Adesso devo passare attraverso tutto questo. Oh. No, questa non è una buona direzione, vero? No, dice tartaruga. Yo ho 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 ho. Yo ho hi ho 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 ho. Io, io, io. Stiamo andando alla parte giusta? Non saprei. Ikimasio. Ok, questa è una buona direzione. Almeno questa la riconosco. Via, via, via. Trappole, via, via. Di qua, hop. 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 Ok. Siamo a buon punto, siamo a buon punto. Verso la nuova... nuova zona. Wow. È laggiù, vero che c'è il ponte da... Come posso sconfiggervi? Per un po' di...
per un po' di, come si chiama, polvere da sparo, se riesco a togliertela. No, sei morto prima. Legno. È quella, sì. Direi proprio che è questa. La parte dove c'è il... il ponte da costruire. Uff, altri nemici. Ok. Tuo amico. Tuo amico. Tuo amico. Tuo amico. Mi hanno dato qualcosa? Ok. Polvere da sparo. Ok, beh, basta scherzare adesso. Basta. Non riesco a farlo sempre. Ecco un po' come la risata malvagia. Ci vuole allenamento. E deve essere un buon momento. Altrimenti non funziona. Ehi. Ok. Morto? Non ancora? Ora lo sarai. Gavotto Bonavon. Bye bye. Oh, quanto adoro Gavotto Bonavon. Gavotto Bonavon. Non so come lo pronuncia lui. Pronuncia la D che di solito non si pronuncia in francese. Ehi, lezioni di francese con Little Blade Ninja. Bonjour les enfants. Toujours aujourd'hui. On va apprendre comme on dit. Ok, basta. Andiamo. Facciamo questo ponte. Vai, Frankie. Bellissimo. Il fatto che costruisce un ponte, come dire, così moderno. Vabbè, un po' con le colonne si adatta, però. Questa zona è piena di nemici, prima cosa. Beh, sono nemici semplici, quindi poco male. Il problema sono quando appaiono quei due cose lì, là sopra. Quelli possono costituire un problema. Quindi bisogna andare a pigliarli. E non è sempre facile. Oh, e poi vi interrompono il break crash. E porca. Ok, dove sei? Un tuo amico? Il tuo amico? Se l'ha data a gambe, non lo so. What? What? Dove è sbucato qualcosa? Ehi, tu! Cosa hai imparato? Abod Kudroa, a fondo più potente. Ok, vedremo di pensarci dopo, eh. All'Abod Kudroa, a Obad. Obad, non so se mi sa di un termine musicale perché non saprei dirvi cos'è. Qualcun altro? Ok. Obad Kudroa! È questo, no? Sì. Obad Kudroa. Non sono un fan delle mosse caricate, però... soprattutto di quella di Rubber. Non mi piace per niente la... Kurishidana, lì come si chiama poi. Quella... la presa che fa. Perché è abbastanza lenta e colpisce un solo avversario. Ma... e non so neanche se funziona con i boss, a dir la verità. Magari in Break Rush contro un boss potrebbe tornare utile. Allora, di qua cosa abbiamo? Sto andando da una parte giusta, una parte non esplorata, quindi perché no? Oh, cosa c'è? Cosa c'è? C'è gente che mi spara da laggiù. Diamine. Che infami che sono. Oh, voi. Ecco, sono là, diamine. Sono scopertissimo qua. E loro sono sleali per attaccarmi in quel modo. Vai, Brooke, spacca tutto. Per il bene della musica. E anche... oh, tu sei pazzo, man. Cosa mi appare alle spalle? Wow. Oh, non ho potuto farti il break del Gavotto Bonavon. Ok, adesso andiamo a prendere quei simpaticoni. Non appaiono altri zombie. Ehi, tu! Wow, non sei ancora morto. Ok, sono morti.
Uff, altro zombie. Ok, e qua abbiamo uno scrigno. Scrigno importante. Scrigno antidoto in polvere. Non è importante. Perché questo è considerato importante? Ci sono ancora quei cosi là. Occhio a queste cose. Oi oi. Pupi. Ok, voi. Fuck you. Fuck you too. Ok. Altri? Non sembrerebbe. Uff. E dannati Marines. Allora, queste cose. Quelle pietre strane. Esplodono se le toccate. Quindi la migliore idea è avvicinarsi e poi andare indietro. E danno frammento di loccia esplosiva. Polvere da sparo. Con questi materiali grezzi posso fare della polvere da sparo. Ho letto come fare. Certo, nei manuali di medicina dicono sempre come fare la polvere da sparo. Boom. A volte potete tenere anche un altro oggetto. Per esempio, l'abbiamo tenuto qua. Sì, la cenere, quando... Voi, infami. Break, yahoo. Break. Giù per il tubo. Ok, siamo 15 minuti. Ora abbiamo la roccia esplosiva, quindi la polvere da sparo, quindi siamo pronti anche per fare il cannone. Perfetto. Questo è un grande giorno per la scienza. Dove sto andando? Mi sto perdendo in quest'isola. Ci sono un sacco di strade nuove. Wow. Spadaccini del manga. No, non spadaccini. I pistoleri qua. Fucilieri. Oh. Tu. Vuoi divertirti? Tu vuoi divertirti? Tu uno vada kutuva. Ok. C'è un'altra Kuwagata lì, perfetto. Perfettissimo. Proseguiamo. Strada chiusa. Qui platforming. Platforming non mi gusta tanto. Andiamo prima a vedere di qua cosa c'è. Ok, Kuwagata. Aggiungiamo la mappa a questo pezzo di roccia. Bla bla. Lì sopra cosa c'è? Oh. Qui la strada è chiusa. No, posso andare di là. Ricky Massio. Zombie. Oh. Col cavolo che sto lì a aspettare che uscite dalla... Che uscite dalla vostra dannata tomba. Kudroa! Tutto qua. Tutto qua. Tre zombie in croce. E qua prosegue. Diamine! Troppe strade, troppe strade! Quest'isola mi farà venire matto. Me lo ricordo questo punto. Oh, oh, oi, 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 oi. Tu. Tu sei ancora nei paraggi. Ok, non più. Ciotto Tanoshi. Cosa ho imparato? Salto più a carica. Fan walls. Calcio rotante di maggiore durata. Vabbè, questo è bene. Fan walls si è rivelato più utile del previsto, tanto potrei dire. Oh, aia. Ok, datemi un po' di vita voi due. Ma contano come 9 mosse? Sì, 30%. Ok, cambio personaggio.